Ciao a tutti, oggi voglio parlarvi degli acquisti fatti sul sito Bitsmine di Simona Astrid. Innanzitutto voglio dire che è stata molto molto gentile, sia per quanto riguarda i messaggi privati che le ho inviato e mi ha risposto prontamente, e sia per quanto riguarda gli omaggi. Infatti ho ricevuto parecchie cosettine in omaggio. Ve le mostro. Che non è cosa da poco. In effetti, tanti omaggi non vengono spediti facilmente. Allora, inizio col mostrarvi il mio amato filo Farline. Poi delle SO in questa colorazione Pastel Burgundy, sono delle bustine da 5 grammi, per me è un colore molto bello. Poi ho preso una confezione di Super Duo Luster Metallic Pink, che è una colorazione anche questa molto bella. In effetti, come Super Duo e come SO ne ho prese solamente un pacchettino, perché di Super Duo ne ho tante. Come prima volta ho acquistato queste, le Forget Me Not, che non le avevo mai acquistate e ho voluto acquistarle, così vediamo cosa ne esce fuori. Anche questa è una bella colorazione alabaster terracotta purple e sono 50 pezzi. Poi ho acquistato le Ava e sono le Lila Vega Luster e sono 10 pezzi, bustina di 10 pezzi, e ne ho presi due, una di questa colorazione e una della colorazione Jet. Poi ho preso le Cabochon doppio foro da 6 mm e sono confezioni da 10 pezzi e ne ho prese in tre colorazioni: pastel lilla, pastel acqua e pastel emerald. Poi ho preso un Rivoli di vetro da 18 mm ed è il Crystal Vitrail, è un colore molto bello, vedete, confezionato molto bene. Poi ho preso una confezione anche di gocce a pera lisce 10x6 mm e sono 10 pezzi. Sono piccoline ma sono molto molto carine. La colorazione non si vede molto bene, però vi garantisco che il colore dal vivo è molto più bello. Poi ho voluto provare anche le pastel Burgundy delle Candy Beads da 8 mm e sono 20 pezzi, è un colore, come ripeto, che a me piace tanto. Vediamo cosa ne esce fuori da queste perline, cosa sarò capace. Poi ho acquistato per la prima volta le Rocaille 60 e le ho prese un colore neutro, secondo me, siccome non so ancora bene bene cosa farci, e quindi ho deciso per questa colorazione. Poi ho preso le Delica Light Acqua AB ed è una bustina da 5 grammi, però devo dire che come colorazione le aspettavo leggermente più scure, mi sono fatta ingannare un attimino io. Credevo che il colore fosse leggermente più scuro, ma va bene, sono belle lo stesso. Poi ho preso le Flower Cup 7x5 mm, perché voglio riprodurre un ciondolo che ha fatto Margherita Fusco, che a me piace tantissimo, ed è il ciondolo Lantana, molto molto bello devo dire, e quindi ho voluto acquistare queste perline. Poi ho preso queste Rocaille nelle misure 15-0, 11-0 e 8-0,
che è bellissima come colorazione, molto molto bella. Sono rimasta veramente veramente soddisfatta di questo colore, ed è il Aqua Silver Lined ed è il codice 0018. Vi garantisco che è un bellissimo colore, proprio veramente bello, sempre nelle tre misure 15, 11 e 80. Ho preso sempre Rocaille Le Gold Silver Lined, e anche questo è bello come colore, in effetti dà molta luce. E niente, poi per finire ho preso le classiche colorazioni di Rocaille, le Duracoat Galvanized Gold, le ho prese da 15 e da 11, sia in questa colorazione che nella colorazione silver. E niente, questo è tutto l'ordine per il momento. Credo che farò altri acquisti da lei, perché ripeto, è stata molto garbata, sia nei tempi di spedizione è stata velocissima. In effetti ho ordinato di sabato e il martedì era già qui, voglio dire, perché poi domenica giustamente non si lavora, quindi. E ripeto, confezionati molto molto bene. E niente, vi saluto e al prossimo video. Ciao a tutti.